Allora, buongiorno e benvenuti su Bottos TV. Oggi siamo in esterna, stiamo facendo visita a un nostro amico che è Enrico Rotto Green di La Tisana, che è un produttore di Prato Pronto. E oggi lo scopo di questo piccolo video è cercare di capire che cos'è un produttore di Prato Pronto. Ormai è da un po' di anni, ed è sempre un fenomeno in crescita, che la costruzione del tappeto erboso è sempre meno da seme, perciò nel metodo tradizionale, con la preparazione del terreno e l'uso della semente, che poi bisogna aspettare vari mesi per la crescita, ma c'è anche la possibilità di posizionare sul proprio giardino o anche aree più grosse. Fate conto che questo tipo di tecnica viene usata per inerbire anche campi di calcio, anche importanti, di Serie A, eccetera, di utilizzare direttamente il prato già maturo, pronto, raccolto, tramite una serie di attrezzature specifiche che poi andremo a vedere, in cui proprio come un tappeto viene srotolato sul proprio giardino e avete la possibilità di avere un prato già immediatamente fruibile, solo far aspettare qualche giorno perché radichi e si attecchisca al terreno sottostante. In realtà questa produzione di tappeto pronto viene fatta proprio dalle aziende specializzate, le quali hanno delle superfici importanti dove coltivano, come vedete, potete vedere l'estensione di Enrico è ampia, dove si producono vari tipologie di tappeto erboso, poi ce lo dirà direttamente lui quali sono, in cui si fa un ciclo culturale quasi come una coltura agricola, che si semina in un certo periodo, generalmente verso la fine dell'estate, l'autunno, e si coltiva in una maniera anche abbastanza intensiva, in modo da avere un tappeto erboso pronto, maturo per la stesura poi eventualmente sui giardini privati o sui clienti finali, da almeno dai 9 mesi in poi, fino circa l'anno. Perciò è proprio una coltivazione agricola in questo caso. Ok, in questo momento ci siamo spostati in una parcella di Enrico per farvi capire un po' come viene coltivato il tappeto erboso, che viene seminato in un certo periodo dell'anno. Enrico sta preparando un po' per l'autunno prossimo oppure per l'inizio dell'anno prossimo. Come vedete, il tappeto erboso è ancora giovane, c'è presenza di infestanti ancora, deve ancora chiudere, un po' quello che succederebbe quando voi seminate il tappeto di casa, ma in realtà questo problema se lo tiene tutto il produttore di zolle, e da questo momento in poi inizia ad applicare tutte quelle tecniche agronomiche che servono per superare l'estate, per farlo infittire, per fargli fare soprattutto l'apparato radicale, per pulirlo dagli infestanti e da varie altre essenze fastidiose che andrebbero a deturbare l'aspetto estetico del nostro tappeto erboso. Generalmente il formato sono dei piccoli tappetini, larghi circa 50 cm, lunghi dai 50 anche al metro, ce ne sono vari tipi, fino ad arrivare anche alla produzione dei big roll cosiddetti, che sono dei rotoloni che sono larghi anche 60 cm, anche 1,20 m in alcuni casi, anche lunghi per 10-12 metri. Ovviamente questo tipo di produzione di prodotto da poi commercializzare o da posare su aree verdi, ovviamente è destinato su campi di calcio in particolare. Allora, ci siamo spostati in un piccolo angolo che ogni produttore di zolle, che ovviamente è attento alla ricerca anche della materia prima per fare tappeto erboso, dovrebbe fare, cioè un piccolo, come si dice, campo catalogo. In questo caso Enrico cosa fa? Si prende delle varietà in purezza, quelle poi che abbiamo già visto anche nei video precedenti, tra Festuca rondinacea, l'Olium perennio, Popratensis, che sono le essenze più diffuse, dove se le semina in piccole prode, in piccole parcelle, dove lui se le testa, se le guarda, e anche noi gli diamo una mano ovviamente per capire quali sono le essenze migliori, per cercare poi di fare miscugli sempre più performanti. In questo caso vedete che ci sono varie tipologie, dove sono contraddistinte da un'intensità di colorazione diversa e anche da una fittezza e da anche una tessitura delle foglie diverse. In questo caso dove mi sono messo io è Festuca rondinacea in purezza, sono varietà scure di provenienza americana, dove le teniamo sott'occhio, anche Enrico se le tiene sott'occhio e cerca di capire se il miscuglio migliore per il futuro. E questa è una cosa comunque corretta da fare per cercare di offrire sempre un prodotto migliore. Adesso ci sposteremo a vedere il tappeto erboso, quello maturo, quello pronto, che Enrico taglierà per dare ai suoi clienti, e anche com'è la tecnica per raccogliere questo prato, e poi anche due nozioni utili per poter poi posizionare il prato sul vostro giardino e capire come cercare di salvaguardarlo al meglio e di avere un prodotto ottimale per sempre. We'll be right back.
Ecco, abbiamo visto come vengono raccolte le zolle. Questa è la zolla, è il formato, diciamo, più tradizionale da cui poi si commercializzano, c'erano in mano i giardinieri privati per poter fare poi il giardino. Ecco, questo è praticamente quello che esce, il famoso slab, che sarebbe il pezzo di tappeto che a sua volta poi viene posizionato uno di fianco all'altro. Ci sono delle tecniche per farlo, ovviamente va fatto in maniera, in modo imbricato, cioè non sovrapporre mai parallele, ma cercare di lasciare un po' come si posizionano i mattoni su un muro, in modo che tenga e si vedano molto meno le vie di fuga. Questo è il prodotto che si commercializza e, come vedete, dopo tot mesi di coltivazione, più fitto, compatto e pronto per essere posizionato sul giardino. Eccoci qua con Enrico, che è il fautore di tutto quello che abbiamo visto fino adesso. Ciao Enrico, intanto grazie per averci ospitati qui per questo video, in cui speriamo di essere stati abbastanza chiari o per avervi fugato qualche dubbio sulla produzione di zolle. E visto che abbiamo qua Enrico, volevo fargli qualche domanda. Innanzitutto, quanta superficie metti a coltivazione ogni anno circa? Coltiviamo 10 ettari di tappeto erboso. Adesso ci facciamo spiegare da Enrico, come vi ho accennato prima, in due cose su come fa a coltivarlo, da quando inizia e quali sono magari qualche tecnica particolare che lui utilizza per avere il tappeto erboso un po' prima degli altri. Beh, innanzitutto partiamo da un terreno come questo, dove il tappeto erboso è già stato asportato. Di conseguenza apportiamo del terreno, del topsoil ottimale per la coltivazione del tappeto erboso, e quindi il terreno poi successivamente lavorato viene nuovamente seminato. La semina, appunto, viene effettuata con macchine ad alta precisione per avere una densità ottimale di seme. Da questo momento in poi si iniziano con cicli irrigui settimanali affinché il seme germini. Dopodiché si cominciano con gli sfalci. I primi sfalci si fanno sempre con macchine tradizionali rotative, per poi cominciare con macchine elicoidali per avere una qualità molto alta del tappeto erboso come aspetto estetico. Dopo circa 9 mesi, quindi concimando il tappeto regolarmente, bagnandolo regolarmente e sfalciandolo 3-4 volte per settimana, abbiamo il prodotto finito, come avete potuto vedere prima, che viene zollato, arrotolato e venduto in pallet. Ecco, questo un po' ha riassunto Enrico in pochissime parole tutta la tecnica di coltivazione di questi 9 mesi. E visto che sempre approfittiamo di Enrico, quali sono i consigli che dai a chi si approvvigiona del suo tappeto erboso, ma un tappeto erboso a zolle in particolare, per la posa una volta che l'ha comprato? Innanzitutto bisogna partire con un buon fondo, quindi il terreno deve essere lavorato come per una semina tradizionale e deve venire livellato. Dopodiché vengono posate le zolle, che devono essere poste il più vicino possibile l'una all'altra. Da quel momento in poi si bagna 2 volte al giorno per i primi 15 giorni, o meglio, per il tempo necessario affinché la zolla attecchisca con il terreno sottostante. Molto importanti sono le concimazioni, che devono venire effettuate regolarmente ogni 30-40 giorni, anche in base alla stagione, e chiaramente in base alla stagione adottare diversi concimi con titoli differenti. Importantissimo lo sfalcio, che deve avvenire perlomeno settimanalmente, e le altezze di taglio vengono stabilite in base al tipo di miscuglio che il cliente finale poi va a acquistare. Altrettanto importante sono i trattamenti fungini, in quanto il tappeto erboso a rotoli non è purtroppo una moquette, è un prodotto che vive, e di conseguenza bisogna trattarlo, e importantissimi sono questi fungicidi che ci aiutano a prevenire o a eliminare patologie fungine che andrebbero a deteriorare il prodotto. Perfetto, io aggiungo 2 cosine a quello che in modo molto esauriente ha detto Enrico, che è quello che, come avete la vostra zolla, entro le 24-48 ore conviene posarla, perché ovviamente un tappeto erboso, dove viene estratto, viene raccolto insieme a un po' di terra, 1,5 cm, 2 cm, non ha la capacità di sopravvivere da solo, perciò va posato su un terreno, come diceva prima Enrico, preparato. E una volta fatto la posa, cercando di eliminare maggiormente vie di fuga, dargli una rullata e iniziare a bagnare. Magari anche conveniente fare un primo trattamento antifungino per evitare un po' di che lo stress di posa, dovuto al fatto che il prato è stato tagliato qualche ora prima, possa magari dare adito allo sviluppo di qualche malattia fungina. E speriamo di aver fatto cosa gradita, e vi ringraziamo, arrivederci e grazie.